forestali andremo a visitare, fondamentalmente andando verso il sentiero. Alla nostra destra abbiamo un campo varietale, sono 15 varietà ripetute, ogni varietà è stata ripetuta in maniera a random per 4 volte, in modo da far sì che tutte le varietà siano poste nelle stesse condizioni. Inoltre vedremo delle varietà seminate ad una distanza diversa dall'altra, mentre alla nostra sinistra abbiamo una prova cosiddetta di linee tecniche, cioè avremo un'unica varietà che però è stata trattata con dei diversi livelli di concimazione, con dei diversi tipi di concimazione, oppure è stata difesa con diversi fungicidi o insetticidi, oppure fra la combinazione di tutti. Sono varietà seminate, come si può ben capire, però l'obbligo di specificarlo, in senso longitudinale a lavorazione. Ogni parcella ha un inizio ed una fine che è determinato da uno stradello, e anche questo è un'altra cosa chiara. Noi al centro, ecco, questo è una delle cose che ci tenevo a spiegarvi, al centro della parcella è stato messo il picchetto che vi indica il nome della varietà ed il nome della casa sementiera. In realtà per ogni parcella noi abbiamo seminato 6 file, cioè 3 a destra del picchetto e 3 a sinistra, essendo lui al centro. Però la cosa più importante che vi chiedo per questo un po' di attenzione, le due file esterne non sono della varietà indicata, ma sono delle varietà di tamponamento. Questo perché è un'esigenza che abbiamo noi, poco prima della raccolta elimineremo le file tampone in modo da avere la parcella netta, senza possibilità di inquinamento nel caso in cui ci sia la pianta, per vari motivi, il vento, ma anche solo per il peso che assume, si piega. Per cui, riepilogando, guardando il picchetto, voi guardate le quattro file centrali, due a destra, due a sinistra. Ecco, partiamo già con, questo non è specificato una varietà, era solo per farvi vedere che adesso noi andremo a vedere 15 varietà e vedrete che tutte possono essere più o meno alte, più o meno ricche di silicio, più o meno robuste, però la prima varietà invece, come vi avevo accennato, è una varietà che non ha utilizzato il force alla semina. È chiaro che noi nella realtà siamo anche andati a contarci il numero delle piante, cioè noi saremmo anche in grado di dire il numero delle piante era X, se non abbiamo messo il force, di quanto è diminuito, quante piante abbiamo perso. Però mi sembra già di poter dire che se uno anche al lato pratico guarda, vede già che comunque il non utilizzo di un geodisinfestante è stato peggiorativo. Qui parliamo del 4 di ottobre, la lavorazione del terreno, come avete sentito da chi mi ha preceduto, è fondamentale, non ha molte esigenze questa coltura, però una di queste è il momento della semina, cioè la coltura, come avete anche sentito, il seme viene deposto 1-2 cm, non molto fondo, ha bisogno, o comunque è molto ben accetto, una preparazione fine del terreno. Questo consente al seme nel giro di una settimana di uscire e non è un fattore non rilevante, è fondamentale che il terreno sia ben preparato. Per darvi un primo dato, su un 100% di seme, circa la metà, o comunque da un 40 a un 60% del seme nasce, il resto no. Per cui se voi pensate a un terreno già è grossolano, anziché nascere la metà me ne nasce ancora meno, vado incontro a quel che forse qualcuno, molti di voi, ha già avuto modo di vedere, questi appezzamenti radi, perché magari non è stato fatto una appropriata semina in un terreno magari grossolano e non fine. Abbiamo utilizzato quale seminatrice? Anche qui abbiamo la possibilità di vedere due esempi. I campi sperimentali sono stati seminati con una seminatrice di precisione, sono parcelle di 6 file, distanti fra di loro a 45 cm, la semina è avvenuta in senso longitudinale, cioè parallela al percorso che faremo noi. La distanza di fila, ad eccezione di alcune parcelle che vi farò vedere dopo, è di 3,5, cioè tra le file 45 cm, deponendo un chicco ogni 3 cm e mezzo. Mentre l'azienda,
sempre uso questo parallelismo, visto che abbiamo anche l'opportunità di guardarci le cozze dell'azienda, ha utilizzato una seminatrice di precisione ma a grano, da grano. La differenza qual è? È che normalmente utilizzando una seminatrice di precisione, questo ci dà la possibilità, oltre che scegliere la densità di semina sulla fila e tra le file, anche quel fattore che io non trascurerei, ma anzi vado a sottolineare, è quello di inserire al momento della semina un geodisinfestante. Dico un geodisinfestante per dire FORCE, cioè l'unico geoinsetticida attualmente registrato nella coltura. Molte esperienze, quantomeno in Emilia-Romagna, sono di appezzamenti che poi in primavera vengono disfatti, perché quando nasce il colzo, per cui parliamo in autunno, se non è protetto sono molti parassiti, batteridi, formiche, c'è un po' di tutto che in quel periodo trovano come unica pianta nata il colzo, e spesso abbiamo delle densità di semina talmente scadenti da dover intervenire, cioè in pratica l'agricoltore disfa parecchi ettari di superficie. Con l'utilizzo che noi consigliamo di un geodisinfestante andiamo a cautelare il discorso semina, che come avete sentito e come vado a confermare è la fase più delicata, pianta robusta, ma al momento della semina bisogna fare molta attenzione. Ad esempio, come avete sentito, noi abbiamo tre prove gemelle in collaborazione con ANB qua in Toscana e in provincia di Ferrara. In provincia di Ferrara l'abbiamo seminato un campo gemello questo, però in condizioni molto siccitose. Come ho detto prima, bisogna che il colza parta, altrimenti può rendere necessario anche un'irrigazione di soccorso, cosa che non è venuta qua, mentre a Ferrara un'irrigazione piccola, 10-15 mm non di più, però ha permesso dopo la coltura in pochi giorni di partire. Irrigazioni da evitare di entità maggiore, perché si va a determinare il problema della crosta, altrettanto difficoltoso per la coltura. Per cui abbiamo seminato la nostra coltura, adesso voi vedete alla vostra sinistra dei cartellini, come ho detto sulla sinistra sono tutte delle prove riguardanti diverse possibilità di linee tecniche, per cui qui questa è un'unica varietà per la precisione Excalibur della Deckel, che non è mai stata difesa contro parassiti, né fungicidi, né insetticidi, e qualcosa si vede. Vedete che ci sono dei baccelli che sono di un altro colore, non sono verde pieno, sono già un po' gialli, vuol dire che sono stati attaccati. Esatto, allora è la pianta che non è stata difesa per niente. È importante dire la difesa perché guardate, uno degli errori che è stato fatto all'inizio da molti che hanno introdotto la cozza, non l'hanno accompagnata. Cosa dicevano? Voi la seminate, poi ve la potete anche dimenticare, andate a raccogliere quando è il momento. Non è vero, la coltura che va comunque accompagnata e seguita, e la deve proteggere, perché altrimenti questi sono tutti i baccelli che hai perdi, mangiata la produzione. Poi andiamo avanti, sono insetti che poi lavorano. Non difeso. Esatto, sì, non difeso, esatto. Mentre andando su vedrete altre tipologie su un'unica varietà, però avremo le piante che sono state difese con ciò che andrete a leggere. Vi incrocio il discorso della difesa col discorso della conservazione, che come avete sentito prima è l'altro aspetto fondamentale. Cosa è successo? Chi mi ha preceduto ha detto, anche se c'è un inverno con delle gelate, la pianta cosa fa? Non fa altro che vira di colore, diventa violacea, si blocca. Ecco, non perché mi ricordo quasi tutti gli anni, anche non tanto per scelta, ma perché è piovuto e uno non riesce, poi sta per arrivare il grano, non riesce a concimare, ma dopo poi si vede dalla strada quando non è concimato, perché è molto più chiaro, la pianta è molto più chiara, più alta, perché non ha le ramificazioni laterali, come se voi vedete qui, robuste quasi come il fusto centrale, ma ne ha una centrale abbastanza robusta, chiara, e le ramificazioni laterali sottilissime come questo. Lì si capisce subito che... Voi avete fatto le prove anche con concimazioni maggiori e con quali risultati? Noi a prove maggiori, sinceramente, oltre le 150 unità non ne abbiamo fatte, anche perché abbiamo visto che tanto le produzioni di
questa cultura ormai le sappiamo, cioè quando uno non è che riesca ad arrivare a 50-60 quintali, per cui abbiamo visto che il tetto quando siamo dai 100 ai 150 unità, io oltre non andrei, anche perché è un po' come il grano, dopo andiamo incontro a dei fenomeni di allettamento accentuati dal fatto che si appesantisce adesso fra un po' si appesantisce, per cui non andrei oltre. Ecco. Un'altra domanda, sì. Dove avete concimato con urea posto del solfato ammonico? Avete visto un allungamento del ciclo? No. Non abbiamo, ce l'abbiamo, beh, l'avete già sentito, qui ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo anche qui. Qui addirittura abbiamo anche una differenza di epoca di intervento, qui invece adesso magari passeggiando. Ecco, in quelle dove si è fatto l'intervento, chiamiamolo più posticipato. Questo? Avete visto? Qua ci sono 24 giorni di differenza. Avete visto? E dove avete usato urea al posto del solfato ammonico? No, direi che in questo momento non siamo in grado di dire che ci siano delle differenze. Credo che forse saranno cose che potranno magari venire fuori nel dettaglio finale, forse magari a livello produttivo, roba del genere, può darsi, ecco. No, io adesso mi riferisco all'epoca della raccolta. No, no, per il momento non ha... Per uscire dal problema della litigarsi le teorie. Certo.